Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È un'impressione? No, non è un'impressione, è in parte legata al fatto, a un evidente fatto, cioè che la classe dirigente che accompagna Giorgia Meloni in questo processo nuovo di un governo della destra in Italia è una classe dirigente che limitatamente si è sperimentata dentro le istituzioni repubblicane e aggiungo europee. Per cui anche la difficoltà di capire come stare dentro il sistema istituzionale italiano, che è anche europeo al tempo stesso ovviamente, vuol dire anche in parte imparare a starci dentro adeguatamente. C'è questo primo tema, c'è un secondo tema che in parte è anche dentro la storia del centrodestra, ricordava prima Lorenzo Castellani, e cioè la teoria del complotto, il complottone, che appartiene storicamente ad alcune situazioni di anti-europeismo e di scetticismo verso l'Europa, dal lato innanzitutto della destra, anche in parte del centro-sinistra e della sinistra ovviamente, però questa teoria alberga negli elettori e quindi in qualche modo per non perdere anche il filo, abbiamo elezioni regionali alle porte e poi le famose europee del 2024, c'è sempre questo, come dire, necessità di buttare un sassolino. Cioè chiedo più Europa, però in realtà occhieggio anche. C'è un doppio livello di registro, un registro interno al Consiglio europeo e al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in cui immagino i ministri che oggi sono sui giornali dicono alcune cose, poi aprono le porte, incontrano i giornalisti, pensano di parlare alle loro opinioni pubbliche e soprattutto ai loro elettori e in parte quelle cose le modificano. Questo doppio registro è un danno perché produce un vuoto da un lato negli elettori che rimangono disorientati perché vorrebbero la rivoluzione e si ritrovano di fronte a giustamente delle riforme, delle proposte, delle modifiche ordinate, e dall'altro naturalmente le istituzioni europee che non sanno bene a chi, quale ministro hanno di fronte, se quello che è dentro e dice una cosa o quello che è fuori e ne dice un'altra. In questo l'apprendimento istituzionale è una buona scuola. Se posso dire una battuta, il presidente Mattarella ha detto una cosa l'altro giorno nel discorso di fine anno molto utile a questo tema, cioè ha detto: stiamo sperimentando tutti che cosa vuol dire governare, stanno sperimentando tutti, cioè anche la destra, il che vuol dire stanno sperimentando tutti che un conto è stare fuori, un conto è stare dentro. E stare dentro vuol dire appunto farsi carico dei problemi, non semplicemente, come dire, provare ad aggredire in maniera un po' populistica e antisistemica un ceto politico, da parte di un ceto politico, gli elettori, che è un errore.